Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palla Principi di Porto Potenza Picena, dove si sta disputando un incontro di basket tra la Sacrata Basket Under 15 Eccellenza inerente al campionato 2012-2013 contro Aurora Basket Jesi. Come dovere, i ragazzi del Jesi sono accompagnati dal coach Damiano Cagnazzo, mentre i ragazzi del Sagrada Porto Potentina è accompagnato dal coach Saccoccia Claudio e il suo vice Bevilacqua Emanuele. Ripetiamo che si sta disputando il campionato Under 15 Eccellenza 2012-2013. Alla cronaca abbiamo un carissimo ospite fuori nel settore del basket, il signor Hernan. Hernan, buonasera. Buonasera Nick. Allora, benvenuto qui allo staff del Twin Sebastiani. Benvenuto, grazie per l'invitazione, è un'esperienza nuova per me come professionista di golf, stare invitato e guardando una partita di basket dei ragazzi. Ok Hernan, ci avremo quattro tempi per parlare del tuo sport, il golf. Sicuro. Ci avremo tanto tempo per parlare un po' di te, della tua vita, e ci racconterai anche come funziona questo golf per chi non lo pratica. Volentieri. In questo momento i locali stanno avanti due punti, il punteggio, come segna da cartellone, 6-4. Siamo a 7 minuti e 40 secondi per la fine del primo match. Ci sono degli sbagli da parte della Sacrada Basket, ma fortunatamente il numero 31, Gianluca Cervellini, riesce a centrare il canestro ed ottiene anche dei tiri liberi. C'è un time out chiamato dall'allenatore del Jesi. Allora Hernan, dimmi, cosa ci dici? Allora, tua città nativa? Io sono di Buenos Aires, Argentina. Sto qua se 2 anni e mezzo. Bueno, l'idea di stare qua, rimanere qua, è portare il golf avanti, no? Come mai sei venuto in Italia, specialmente a Civitanova Marche? soprattutto una chiamata del presidente del circolo, invitandomi a conoscere sul posto. Quando è arrivato veramente mi è innamorato del posto, della zona, di questa zona di voi, che è veramente ricchissima. Ho capito. Ricordiamo anche che al termine del secondo match avremo con noi Emili Michele del Resto del Carlino, dove ti farà una piccola intervista, quindi preparati le domande, perché Emili Michele è un volpone. Lo conosci che è un volpone? Sì. Un gran amico. Ok, si riprende. Finito il time out, si riprende la partita, già ci sono molti falli, infatti non è neanche 3 minuti di gioco, punteggio locali 9, ospiti 4. Hernan, prima di parlare del tuo sport, il golf, allora... Il basket lo conosci? Sì, lo conosco di guardarlo per la TV. Sempre mi è interessato ver los monstruos estos de la NBA.
Niente, è un sport che mi attrae tantissimo, no? Molto competitivo. Ho capito. Ci stanno degli attacchi tremendi da parte dei Diavoli Rossi sugli arancioni. Teniamo presente che la Sagrada Basket gioca in maglia rosso-bianca, mentre l'Aurora Jesi maglia arancione a strisce nere. Ci sono dei richiami da parte del coach Cagnazzo su un giocatore, forse Hernan, ci sarà stato qualche errore, penso. Sono ragazzi. Allora, Hernan, professionista di golf, mi sembra? Professionista per tanti anni, oggi. Quanti anni? 25 anni. Vabbè, come sono andate le gare? Parlaci un po' delle tue gare, dove le hai affrontate, quante ne hai vinte, quante ne hai perse. No, sono tanti. Tanti che hai partecipato, tanti che hai vinto, tanti che non hai vinto. No, in questo sport non importa il numero di gara che si vince, l'importante è che quando uno si... Partecipare. Sì, questo sì, sicuro. Però quando uno può vivere del suo sogno, questo è veramente una felicità, no? Oh, certo, certo. Dove maggior parte hai giocato? In quale squadre? Del parte del mondo, mi sembra aver capito, che hai girato abbastanza, no? Sì, ho girato per tanti anni per tutto il mondo e tantissimo in America, no? Dove? Nelle zone dell'America? Stati Uniti, Sud America, anche, bueno, ovviamente qua in Europa, no? Ah. Bueno, niente. La idea dopo di finire mi tempo di professionista, adesso faccio la parte di maestro, no? Certo, quindi come maestro. Come maestro oggi io tengo scuola di golf in Argentina. Quindi c'hai una scuola di golf in Argentina? Sì, c'è tre scuole di golf in Argentina, in Brasile e Stati Uniti. E chi le dirige queste scuole? Se... Io sto con mio fratello, che è anche lui è un professionista e maestro di golf. Abbiamo tanti assistenti, no? Che lavorano con noi. Ho capito. C'è un piccolo attacco nell'area avversaria, il pallone non riesce a centrare il canestro, numero 11, Sebastiano Alessandro, non colpisce il ferro, la palla non entra, gli avversari attaccano ma c'è un anticipo di sempre Sebastiano Alessandro che... Bravo! Non attacca il canestro, però è stato un bel tentativo e poi finalmente il numero 20 Morresi, Riccardo, rimedia. C'è un ragazzo del Jesi che sta giocando con la mascherina, sicuramente avrà qualche problema al setto nasale. Anche perché su sto sport ogni tanto qualche botta arriva e quindi
Stiamo notando che la Sagrada Basket ha un netto vantaggio su gli ospiti. Come primi minuti di tempo, Hernan, cosa ne pensi di questi ragazzi? Crescono bene? Benissimo. Ragazzette 14 anni, eh? Aspetta, beh. Attenzione, parlando con un dirigente della squadra avversaria, sì. Mi hanno detto che ce ne sono 4 o 5 dei 99, quindi un anno più piccolo in confronto a noi, gli Iesi. Ah, bene. Non so se ha avuto problemi con i ragazzi 98 per questioni, adesso l'influenza prende a tutti, quindi. E quindi gioca con 4 ragazzi classe 99, uh-huh. Un anno inferiore, e a questa età si sente tutte. Quello che guardava, questo che si vede un po' la differenza fisica, no? Anche qua c'è il 99 pure, che è più alto dei nostri. Sì, sì, sì. Dovrebbe essere il numero 8, se non sbaglio, degli arancioni. E il numero 8 dovrebbe essere un 99. E quindi è uno, mi sa che è uno dei più alti qua. Sì, sì. Fortunato Iesi, perché i ragazzi agli a sto sport è fondamentale. L'altezza penso che dica l'80%, oltre che la classe e tutto quanto, però. Dai, ecco il numero 8. Sempre la Sagrada in attacco, Morresi tenta un tiro impossibile e la palla viene intercettata da Gianluca Cervellini. Morresi, bravo. Canestro, raggiungiamo i 28 punti sui 9 degli avversari. Hernan, sì. Allora, stai come oggi, cioè stai in Italia come maestro di golf, dove pratichi il golf qui in Italia, in che città? Bueno, io sto in Civitanova, Civitanova Alta, Agrigolf Club, proprietà di Sabatucci, presidente. C'è un campo di pratica dove io tengo la scuola. Y bueno, dopo c'è tanti altri campi di pratica, no? il campo di golf, come il di Sconer o il di Lauri. Sì, dopo parliamo al secondo tempo della partita, parleremo un po' come si svolge il golf, a che età si può praticare, parleremo. Avremo anche il terzo e il quarto tempo per parlare del torneo che si è svolto il 17 e 24 novembre al Coppo di Sirolo, sì, sì. Provincia di Ancona. E poi parleremo anche, sempre in merito al golf, come si diventa eventualmente maestro e come si diventa giudice di golf. Quindi avremo molto da parlare. Sì, come no. E facciamo conoscere questo sport meraviglioso, almeno chi lo vuole praticare si può rivolgere a Hernan a Civitanova Alta, a golf Agrigolf. Agrigolf. Civitanova Golf, a parte ce n'è una, quindi non dovrebbe essere difficile trovarla. Come maestro di golf in questo Agrigolf ci sei solo tu o c'è anche altre persone? No, io solo. Ah, solo tu. Sì, sì. Stiamo a 1 minuto e 52 secondi al termine del primo match ai tiri liberi Tartufo Leonardo, dove ha sbagliato entrambi, prende la palla gli avversari, tentano di tirare a canestro, ma il cerchio dice no,
numero 5, numero 8, numero 7 prende la palla e subisce un fallo. Ricordiamo per chi ci segue che purtroppo, non avendo la lista dei giocatori avversari, dobbiamo chiamarli al numero. O li conosci tu, Hernan? Pensavo che li conoscevi. Magari. Tiri liberi, il numero 7. Primo sbagliato. Punteggio 31 locali, ospiti 10. 1 minuto e 38 secondi da giocare. Ricordiamo che la Sagrada Basket ha disputato 10 partite, di cui 9 vinte e una persa. Quindi dovremmo essere secondi, la Sagrada dovrebbe essere seconda in classifica, seguita dal Pesaro. Vittoria Pesaro, che non ha perso una partita, 10 su 10. Quindi stiamo a 2 punti. Bene, bene. E siamo abbastanza messi bene. Il 2 dicembre affronteremo il Senigallia, mentre il 16 dicembre affronteremo la Stamura Ancona, e anche lì sarà una partita tosta, in quanto la Stamura ha degli ottimi giocatori, ma anche il Senigallia comunque ce n'ha pure loro, gli ottimi giocatori. Qua gli ottimi giocatori sono da tutte le parti, oramai si può dire che quasi si sta sullo stesso livello di gioco, perché a quest'età maggior parte, minimo un ragazzo ha 3 anni di esperienza nel basket, quindi si sa gestire abbastanza bene. Ci sono stati vari cambi da parte del Saccoccia. È entrato Nibaldi, Alessandro, con Stacchiotti Luca, che sta inseguendo il numero 11. Ragazzi che danno il massimo per questa squadra, classe 98. Bellissima partita, ci fanno vedere il vero basket, giusto Hernan? Sì, veramente stava pensando quello. Sento che è un sport che c'è tantissimo appassionanti, no? Sì. Il basket, sento a tutti i ragazzi quando mi vengono a chiedere per il golf, e sempre le faccio la domanda dello sport che fanno, tutti fanno il basket. Sì. Incredibile. Il basket sta cominciando ad andare in Italia, a parte è andato sempre, che ci sono sempre squadre di Serie A, campioni venuti dall'America, come te per esempio, tutti dall'America vengono in Italia, sì. Invece noi altri schiappi veniamo in America. Facciamo all'incontrario. Ok, fine del primo match, ricordiamo il risultato: 34 locali Sagrada Basket contro i 10 degli ospiti. Questo sarebbe